Lo scadere di Incocciati ha consentito al Napoli di battere il Torino. Luigi Necco. Al Torino mancava Romano, mancava Policano, Müller e altro paio di titolari. Allo Stadio San Paolo forse manca la fortuna e al Napoli mancata una certa determinazione. Comunque, come avete visto, già in partenza, belli attacchi del Napoli con Careca e con Maradona. Ha risposto il Torino con dei lanci sulla fascia di Lentini, un po' sfortunati. E qui siamo già al 20° con Careca che viene un po' così spinto, ma non lo vediamo molto bene da questo lato. E quindi forse ci sarebbe un rigore, ma l'arbitro non se l'è sentito di diventare protagonista della partita e così si è continuato con gli attacchi del Napoli incessanti alla porta del Torino, come questo tiro di Renica, bella la sua partita al suo rientro nel suo stadio. E ancora il Napoli in attacco, va fuori questo tiro che forse era destinato in porta, è stato proprio forse Incocciati a deviarlo fuori dalla porta. Secondo tempo. È entrato Tancredi al posto di Marchegiani che si è infortunato, ha parato una posizione di Maradona, Lentini solissimo, sbaglia anche il Torino. Il Napoli continua ad attaccare, Maradona, atterrato da Carillo, che era stato pure ammonito per i suoi falli su Maradona, realizza al 34° il gol sospirato del Napoli. Ma 3 minuti e mezzo dopo la difesa pasticcia e così Bresciani troverà lo spazio per il pareggio. Ma è appostato Incocciati sulla strada di questa partita disputata in maniera veloce e così è 2-1. Peccato per Tancredi che forse non si aspettava di dover subire un gol quasi al 90° e qui abbiamo visto che Incocciati rimprovera un po' il pubblico: avete parlato troppo presto, ha voluto dire in sostanza quello che l'altra Torino ha dimostrato, considerando Napoli nel senso del sud meritevole di grande fiducia. Chiudiamo.